intervento particolare, questo piccolo intervento a cuore. E siamo qui in questa bellissima città perché cerchiamo di fare il più possibile, raccogliere quanti più fondi è possibile per aiutare Maria Vasaria. Noi siamo l'associazione Piccolo Grande Amore, con le nostre uova, le nostre campane, tutto quello che vede. La gran parte del ricavato andrà in beneficenza, andrà sulla piattaforma, anzi in questo momento la richiesta di solidarietà che viene lanciata qui oggi 12 marzo domenica alla Piazza Tasso. Vi aspettiamo numerosi, tantissimi, venite, sarete la giornata qui fino a esaurimento del banco. Sì, speriamo finiamo presto, speriamo di finire il prima possibile, quindi rimanere senza niente. Loro sono, eccolo qua, Piccolo Grande Amore. E li aspettiamo in tanti. Non è la prima volta, sì, sì. Sono tanti bimbi da aiutare, ma Maria Rosaria in questo momento ha... Intanto oggi, oltre a questo, state parlando... Sì, del supporto di questi, di questo settore di voi, che ci daranno, anche ci danno anche loro una mano, un impegno sempre per questo fine. Grazie, buona giornata. Aspettiamo altri 5 minuti, della visione oraria. Allora, Luigi, sei già in diretta, buongiorno, saluti, sono arrivati. Oggi giornata di festa, avete scelto con la zazzera, fatevi da questa zazzera. Tutte e due, grazie, tutto quanto ci mi ha passato. Oggi avete scelto di lavorare gratuitamente e volontariamente per fare che cosa? Vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori? Ragazzi, facciamo un po' di presenza, una mattinata solidale per la piccola Maria Rosaria, da un'idea della signora che forse tu non conosci. La bella quest'idea di questa giornata è nata grazie a questa signora. Lei è la promotrice della giornata, non so se la vedete, Raffaella Albirico, la mia affiancare la sua signora Pro Rosaria, Maria Rosaria, che sarà la più bella che deve fare un intervento speciale in America. Intanto l'ultima volta ci siamo visti nella fiera internazionale di Napoli, insomma, anche la non manca di marcare il territorio. Mi piace questo intervento del 50° anniversario, questa grande festa in cui sono arrivati fuochi. Sono arrivati fuochi da tutta Europa per darsi appuntamento qui a Sorrento e preparare i nuovi piatti per questa stagione. Auguri e complimenti.